Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Auguriamo il buon pomeriggio, la buona settimana al direttore Antonio Oscar Wilde Petrazzuolo. Ricambio l'augurio Michele Sibilla a tutti i nostri radioascoltatori tifosi del Napoli, pronto a dare delle notizie abbastanza concrete sul Napoli, ovvero non c'è nulla, Michele. Non c'è nulla, appunto, la concretezza è questa, nulla. Non sono notizie tendenziose, ma verificate, quindi diffidate da chi spara notizie o presunte tali su un Napoli ormai allo sbando, nel senso che leggendo alcuni titoli sembra che li abbiamo ceduti tutti, anche Amsic che ha appena rinnovato. No, ma hanno ceduto anche il presidente De Laurentiis praticamente. Infatti, è andato in Cina, è stato venduto alla Cina, alla nazione proprio, capito? Tutta la nazione cinese. Vabbè, ma Antonio, comunque dobbiamo farci una ragione, nel senso che io credo che da qui a fine campionato, anzi da qui a fine mercato, di queste voci ne sentiremo, ne leggeremo delle belle, ma insomma, io ripeto, io cerco di prendere sempre il lato positivo, no, della vita, e la vedo come una crescita, nel senso che il Napoli ha dei giocatori forti che le squadre più importanti al mondo vogliono, farebbero di tutto per averli, però insomma poi alla fine, insomma, nel momento in bisogna cui crescere tutti, caro Sibilla, tutti. Nel momento in cui restano a Napoli, i sono ancora più però orgogliosi. Sono cresciuti, mi auguro che possano crescere anche tanti nostri colleghi. Detto questo, la vittoria sul Novara non è stata brillantissima, ma come ha giustamente sottolineato Walter Mazzarri, contava vincere il Napoli. Ma perché contro il Chievo fu brillante la vittoria? Ma non ci interessa, a noi interessa il risultato, no, anche perché dopo tre sconfitte consecutive bisognava voltare pagina. Il Napoli lo ha fatto, ora tocca però agli azzurri continuare a vincere sperando in qualche passo falso delle avversarie, così come è accaduto nell'ultimo turno di campionato. Battendo Lecce e Roma nei prossimi due turni potrebbe cambiare davvero la fisionomia della classifica del Napoli anche in chiave Champions League, quindi è inutile piangere sul latte versato, su quello che poteva fare il Napoli in cinque partite, ancora tutto possibile. Arriviamo al tema caldo, quelle delle dichiarazioni post partita rese a Sky di Edinson Cavani. Domanda secca: resterai a Napoli? Non lo so, però dopo questo non lo so c'è stato un Edinson Cavani che poi ha anche precisato: io sto bene a Napoli, voglio dare tutto per questa maglia fin quando la indosserò. Ecco, adesso non iniziamo a demonizzare ogni piccola parolina detta da un essere umano qual è Edinson Cavani, che ha il contratto in scadenza nel 2016. De Laurentiis su questi aspetti è molto chiaro: ad oggi non ci sono offerte che lasciano pensare ad una separazione, tra 10 giorni si incontreranno per valutare anche magari un piccolo ritocchino all'ingaggio, chi lo sa, sono cose di ordinaria amministrazione. Sulla Vezzi è chiaro che anche dopo il rinnovo appunto di Marek Hamsik, intenzione del Napoli rinnovargli il contratto fino al 2016, dato che è in scadenza nel 2015. E poi, caro Michele, proprio sul Pocio La Vezzi possiamo ribadire, dato che poi la notizia è stata ripresa un po' da tutti gli organi di stampa, che non è esclusa nemmeno la possibilità che venga abolita la clausola rescissoria. Quindi lo dicevo io, sembravo un visionario, adesso lo dicono un po' tutti. Ma forse un barlume di verità c'è in questa indiscrezione che vi ho raccontato. Vogliamo dire di citare almeno la fonte, insomma. No, vabbè, ma che c'è? No, vabbè, insomma, giusto così, un pensierino cortese ogni tanto fa bene. Lasciamo lavorare il club in pace, questo è il mio motto, Michele. Però siccome tu non lavori in pace, è giusto che chi insomma approfitti. No, ma io mi auguro per il bene del Napoli che vengano fatte le cose come si deve, così come si sta facendo. Non c'è l'intenzione di cedere i gioielli, anzi c'è quella di
ripartire con rinnovate speranze. È chiaro che c'è ancora un finale di campionato da onorare con la massima attenzione. E poi su Edu Vargas, perché se ne è parlato tanto, Mazzarri valuta gli uomini in rosa durante gli allenamenti. È vero che noi quest'anno non l'abbiamo visto all'opera, perché gli allenamenti erano top secret e sono stati top secret e tuttora lo sono. Però in questo rush finale, dove il Napoli ha perso tanti punti per strada e quindi non sono concessi errori, credo che sia giusto e sia anche un problema non rilevante quello dell'impiego o meno di Edu Vargas, che sicuramente è un giovane interessante che può far bene, così come può far bene per esempio Insigne nel Napoli, ma questo è un discorso che rinviamo alla prossima stagione, anche perché se il Pescara viene in Serie A, io credo che proprio in ottica Napoli sia ancora più giusto magari confermarlo ancora un anno proprio infatti, lì, per farlo esplodere definitivamente. Assolutamente d'accordo, anzi insomma facciamo il tifo per il Pescara affinché venga promosso, così insomma il ragazzo può fare veramente un anno di praticantato vero in Serie A e ritornare poi all'ovile più forte, più formato, insomma più calibrato anche per le esigenze del Napoli. Senti, per Cavani leggevo 10 giorni, tra 10 giorni dovrebbe esserci un incontro. Sì, c'è un programma, vabbè, ma sono di ordinaria amministrazione, Michele, l'abbiamo anche ribadito prima, nessuno scontro frontale con Aurelio De Laurentiis, ma una chiacchierata anche per capire un po' quali sono le intenzioni per il futuro. Fermo restando che dobbiamo ricordare che non più tardi dell'anno scorso proprio Aurelio De Laurentiis fu il primo a dire: guardate, io voglio riconfermare Edinson Cavani, quindi resta a Napoli, non ci sono problemi. Fermo tra l'altro lo ha ribadito anche a alcuni amici che vivono il presidente, quindi non credo che dobbiamo preoccuparci più di tanto. Io sui due sono abbastanza tranquillo, come ero tranquillo su Marek Hamšík, poi vedremo strada facendo se arriveranno delle offerte, perché nel momento in cui arrivano delle offerte si valutano, ma se non arriva un'offerta dall'Inghilterra come da altri paesi di 40-50 milioni di euro per Edinson Cavani, per l'avessi basta pagare la clausola, ma nessuno la vuole pagare, di che cosa dobbiamo parlare? Certo, assolutamente. Di cosa stiamo parlando? Quindi piuttosto che dire se arriva, perché è normale, se arriva un'offerta da 100 milioni al Barcellona per Messi, si vende Messi. Però non facciamo lo stesso errore a Napoli. Se arriva un'offerta di 50 milioni, vabbè, ma lo sappiamo tutti, non è che ci stupiamo oppure ci dobbiamo impressionare. Però dato che ad oggi non è arrivata nessuna offerta, non vedo perché dobbiamo gridare al lupo al lupo. Assolutamente, anche se siamo comunque d'accordo sul fatto che il Napoli deve migliorare sempre, deve allestire una formazione sempre più competitiva e se servono anche dichiarazioni forti, dichiarazioni insomma che smuovono un po' l'ambiente, ben vengano, perché diciamo che l'obiettivo e soprattutto il desiderio di tutti, e io credo anche dei giocatori del Napoli, avere una squadra sempre più forte e puntare a traguardi sempre più importanti. Antonio, dobbiamo sentire, o meglio, dobbiamo fermarci per l'ultimo pit stop. Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada. Servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Allora, caro Petrazzuolo, anche Borgonovo d'accordo con te, alla fine restano. Vabbè, però la sua impressione, quella di Stefano, è stata abbastanza chiara. Ha detto: non vedo perché dovrebbero andare via da Napoli, anche dopo il rinnovo del contratto che è passato un po' sotto silenzio, giustamente sottolineava Stefano, di Marek Hamšík. Confermato Hamšík, che sicuramente non è uno stupido, uno sprovveduto, non vedo perché dobbiamo tremare tutti, no? Magari se Hamšík non rinnovava, forse lì iniziavamo a capire che i progetti non c'erano. Certo. Ma aspettiamo. Antonio, noi ci risentiamo domani per parlare ovviamente di Lecce Napoli, anche perché mercoledì gioco forza, non andremo in onda perché c'è la partita proprio contemporaneamente, quindi insomma lasceremo
i nostri tifosi liberi di guardare il Napoli, ci mancherebbe altro. Mi sembra anche giusto, però non penso, magari possiamo fare una radiocronaca in diretta, no? Poi ci arrestano. Subito, ci si gira. Sai che divertimento, però con Sibilla, penso Sibilla più che altro al racconto, no? Io al commento tecnico. Appunto, radiocronaca di Michele Sibilla, commento tecnico di Antonio Pirazzola. Ci sigilleranno tutti in radio per violazioni palesi dei regolamenti e delle norme sull'esclusiva. Un abbraccio Antonio, a domani. Un abbraccio a tutti a Forza Napoli. Grazie ad Antonio Pirazzola, che ha chiuso l'appuntamento di oggi con Fuori Gara. Dimenticavo, sarà Tagliamento ad arbitrare Lecce Napoli, ma insomma questa è una notizia che oramai già ha preso il largo, ma domani tutti i particolari, le ultimissime sulla partita di Lecce. Grazie a Mariano Grimaldi, ma anche ad Attilio Tesser e a Walter Mazzari, a Antonio Pirazzuolo, a Sebastiano Fericella. Tra poco si continua il pomeriggio con Alfonso Benevento. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 15. Forza Napoli! Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne. E come? Io ho detto le donne. E non state scherzando, non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. My amor. Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.